Ciao Bettis.it, questa Stefania Casini in 900 di Bernardo Bertolucci, Depardieu, De Niro. Questo Bernardo Bertolucci, best movie e best sceneggiatura adattata all'ultimo imperatore agli Oscar 1987. E questo Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, ma non solo, in tutta la sua vita. Perché siamo partiti da questa prossemica? Nonostante non siamo in prossimità di un capolavoro con Bohemian Rhapsody di Bryan Singer e Dexter Fletcher, perché la prossemica è importante, e cioè l'analisi dei gesti. La gestualità è stata fondamentale per la carriera di Freddie Mercury. Le sue gesta, invece, sono raccontate in questo film in un modo molto favolistico, molto disneyano, molto ellittico e molto edulcorato. È la dolce vita di una dolce diva che ha qualche momento amaro e che mangia la mela come Biancaneve, più che contrarre appunto una malattia abbastanza fuori campo. Poteva essere un disastro, lo sapete benissimo, perché i Queen sono una leggenda del Novecento e perché Sacha Baron Cohen mollò il progetto qualche anno fa, non convinto da questo approccio molto molto familistico e molto disneyano alla vita di Freddie Mercury. E come sapete anche Bryan Singer è stato contestato, fino anche licenziato, durante la realizzazione del film, ed è arrivato Dexter Fletcher a dare una mano. Dexter Fletcher, ce lo ricordiamo, era bimbo in Bugsy Malone di Alan Parker, faceva l'amore con Eeyore Skye in un film fighissimo che quando vedevo il trailer e andai a vederlo al cinema quando ero giovane, e se lavava perché stava in vasca da bagno con lei. E faceva l'amore con lei sempre e comunque, la ragazza dei miei sogni, fantastico. Dexter, uguale a Mick Jagger quando era piccolo, è giusto che sia andato a fare sto biopic. Aveva fatto Eddie the Eagle, un altro biopic fighissimo con Taron Egerton che si lanciava male dalle piste di sci, quello che shium, faceva i salti, boom, atterrava, si faceva male e trovava Hugh Jackman che gli faceva sei un coglione quando atterrava. Bellissimo film. E Dexter Fletcher ha dato una mano a Bryan Singer, e Rami Malek è arrivato e ha fatto un Freddie Mercury stupendo. È 2 centimetri più basso di come era Freddy nella realtà, ma la percezione che mi ha portato a dire che Deadpool era basso, tutti mi hanno scritto, pure i miei lovers mi hanno insultato, alto 1,88 m, che c'entra? Sembra basso, sembra piccolo, ma come non vedete che sembra piccolo Deadpool? E qui sembra proprio piccolo, sembra bimbo, con questi occhioni sgranati. No, lo sappiamo, Rami Malek ha sempre preso le botte dalla vita, dai film, da tutti. In The Master di Paul Thomas Anderson era quello che rosicava perché Joaquin Phoenix era più figo di lui dentro il culto. E allora, ecco perché ho amato questo film, perché Rami Malek, che è un uomo che è sempre stato Malek, è andato a fare Frankie Mercury, come dice Carlo Verdone. Perché The Show Must Go On, come diceva Frankie Mercury, c'era un cinese in coma, è andato a far Freddy, se poteva sfrantecà, come possiamo non volergli bene? Ha preso la prossemica mercuriana, cioè i famosi giochi. Stefania Casini giocava con questi, Bertolucci giocava con questi, Freddy giocava con questo, che era la mezz'asta del microfono, e qui in questo film ci fanno vedere come nasce anche tutta questa sua storia d'amore col microfono, che era anche un po' così. Una metafora anche di un altro suo, forse era l'estensione di un suo organo, e Freddy ci giocava benissimo con quello. E questo film fanno vedere come nasce la cosa da un errore. Da un errore e da Freddy che, un po' come nella vita, anche se nella sua vita sessuale, lo stava maneggiando il microfonone e non riusciva a capire bene che cosa farci con questo microfono. A un certo punto gli si stacca, gli rimane sta mezz'asta e entriamo nella leggenda, perché avrà un rapporto, a me piaceva l'Antonio, avrà un rapporto stupendo, teatrale, come era diva, attrice, con appunto la mezz'asta del microfono. Con l'altro suo microfono, che rapporto c'è, ragazzi? Ve l'ho detto, è molto edulcorato, è un film che mi è piaciuto perché veramente Rami Malek ci dà un Freddy veramente molto dolce. Molto perso, molto fragile anche nei momenti di potenza, non è mai potente e, diciamo, visto che poi è diventata una rockstar molto forte come look, come presenza scenica, farcelo vedere così in difficoltà non è male come idea. E attorno a lui questa band, che è una famiglia, non è una banda, sono molto simpatici il casting. Allora, Gwilym Lee fa un Brian May
sempre molto che chiede, è come un astrofisico che è capitato in mezzo a dei drogati, come era Brian May probabilmente, e però gli piaceva schitarra, delizioso. Però va in giro, cerca sempre, è quello che, non lo so, sembra sempre di dire, ma ragazzi, però Roger Taylor è il coattone, fantastico, era realmente così. I'm in love with my car, già uno che scrive sono innamorato della mia macchina. E infatti c'è un gioco molto divertente con, diciamo, soprattutto Freddy, come vede Roger Taylor era il coattone, Ben Hardy lo interpreta molto bene, anche incazzoso e con un rapporto difficilissimo ovviamente con Freddie Mercury che era leggermente più sofisticato. Joe Mazzello, super, mitico, ma io mi ero innamorato di Joe già in Social Network, quando fa una specie di gioco di prestigio all'inizio del film, totalmente improvvisato, e si vede dall'espressione quanto è sorpreso di questa cosa che gli succede, vabbè, insomma, è una cosa di gesti anche questa, ed è stupendo all'inizio del film, e già lì mi innamorai di Joe Mazzello. Ma fa John Deacon. John Deacon è il mio preferito, lo sapete, perché mi piaceva molto il suo viso, mi piaceva molto l'ironia che traspariva, e mi piaceva molto lo sguardo di John Deacon, che era il bassista, che ci trasmetteva proprio l'idea del ragazzo, vuole una pazienza questa con sta gente, però forte, la forza della pazienza e dell'ironia di John Deacon. Devo dire, John Mazzello pazzesco, è praticamente uguale a John Deacon. Rami Malek, di origini egiziane, fa Freddy, che era di origini africane, poi indiano, si chiamava Farrokh Bulsara, lo sapete? Non si capisce niente manco delle sue radici, del suo problema con le sue radici, del suo problema con la sua sessualità, del suo problema con i membri della banda, del suo problema col suo membro. Però alla fine poi quando canta è molto bravo Rami Malek, io gli darei pure una nomination, io gli darei pure la nomination all'Oscar a sto ragazzo, perché veramente si poteva sfrantecare, e in realtà chi ama come me la rappresentazione della musica al cinema con l'idea dello studio, la registrazione di un album, molto bene Brian Wilson, di Paul Deno in Love and Mercy quando crea Pet Sounds, molto bene Ian Curtis in Closer di Anton Corbin, molto bene il suo rapporto con Martin Annett lì, molto tecnico, le cose che usa dall'altra parte del vetro, molto bene ovviamente Martin Annett di Serkis in due o tre momenti tecnici che piacciono ai musicisti in 24 Hour Party People di Winterbottom. Qui c'è Bohemian Rhapsody, che è anche il titolo del film. La creazione di Bohemian Rhapsody, la difficoltà di una canzone così lunga post, ma durante la creazione in studio con Freddie che prende il comando e separa i membri del gruppo. E lì è molto bello, devo dire, perché infatti c'è in questo rapporto esilarante che ha con Roger Taylor, anche di natura sessuale, virile, fa fare a Roger Taylor il Galileo da castrato Farinelli con Roger Taylor che è incazzatissimo. Galileo! Più acuto, più alto, più alto! E Freddie sembra quasi divertirsi a prenderlo per il culo. Mentre Brian May, docile, come al solito, tira fuori, perché Brian May era così, era l'astrofisico che tirava fuori l'anima rock con le sue belle schitarrate. Poi arriviamo a Fusi di testa, il momento geniale di Wayne e Garth che cantano Bohemian Rhapsody in macchina, da lì ti fa capire la grandezza dei Queen, perché da quella canzone che era così difficile e anticommerciale, poi arriviamo a anche i Buzzurri americani hai conquistato con Wayne's World, con Fusi di testa. Ragazzi, show must go on, come diceva Frankie Mercury. Lo show è andato avanti sotto i 60 milioni di budget, è già il biopic musicale più redditizio della storia del cinema, poteva essere una Bohemian Tragedy, invece a me mi è piaciuto Bohemian Rhapsody, poi nel Bad Movie andiamo più in profondità. Ciao Bethesda, subscribe Frankie Mercury, be bad, ciao!